Radio Più Roma presenta Pillole di Musica e Liturgia, un programma di Agostino Maria Greco a cura della parrocchia San Giuliano. In un buon numero di chiese, l'animatore musicale è un personaggio inesistente e quindi sconosciuto. Di un assente si può sentire la mancanza, ma si può anche essere del tutto indifferente nei suoi confronti. Quando si celebrano le liturgie della Chiesa, c'è chi avverte un certo disagio nel momento del canto. Il canto parte a stento, va avanti alla meno peggio, è cantato da alcuni ma snobbato da altri. E poi, chi ha scelto questo canto? Che rapporto ha con il mistero che si sta celebrando? Come mai si cantano sempre gli stessi identici canti? Perché l'organista suona sempre a orecchio e senza spartito? Perché i canti vengono intonati dalla signora più amusicale, sempre presente in chiesa e sempre in prima fila? La risposta è una sola. Canto e musica, nelle nostre comunità, sono spesso un optional, facoltativo e irrilevante. Diciamoci la verità, c'è un solo modo per far fare alla liturgia un salto in avanti, per sollevare l'arte del celebrare. E cioè quello di considerare il canto come liturgia, non soltanto come musica, e preparare dei validi musicisti di chiesa. Non ci sono scorciatoie o percorsi alternativi. Alcuni anni fa, Don Antonio Parisi, da tempo impegnato in Italia nella musica per la liturgia, lanciò uno slogan, un piccolo Bach in ogni parrocchia. Un musicista preparato che in ogni parrocchia si prendesse cura dell'attività musicale della propria comunità, sia in ambito liturgico che culturale. Cosa dovrà fare? Sarebbero tanti i compiti a lui affidati in questo delicato settore. Innanzitutto chiariamo che si tratta di un ministero di fatto, un servizio pubblico riconosciuto dalla comunità, non un abusivo, ma un ministero ufficiale. Ah, naturalmente dovrà possedere una preparazione spirituale, liturgica, musicale, umana, molto valide e documentate. Quali sarebbero i suoi compiti? Innanzitutto deve preparare i canti per la celebrazione dell'anno liturgico, individuare un repertorio adatto ai vari tempi. Deve saper scegliere i canti nel rispetto del rito e dell'assemblea celebrante. Dovrà anche stabilire le varie modalità esecutive dei singoli brani, assemblea, coro, solista. Deve prevedere l'intervento dell'organo ed eventualmente dei vari strumenti da utilizzare. Inoltre, concordare le prove per il coro e per l'assemblea, preparare anche il presbitero presidente a cantare le sue parti, individuare i supporti, libri, cartelle, da mettere in mano alla gente. Questo ruolo di animatore potrebbe sostenerlo o l'organista o il direttore di coro, se hanno i requisiti sopra descritti. Spetta anche a lui, per le feste solenni dell'anno liturgico, coordinare e mettere insieme vari gruppi, se per esempio ci sono più cori in una parrocchia. Approntare per la celebrazione dei sacramenti, prime comunioni, matrimoni, funerali, cresime, una scelta di canti liturgicamente adatti e appropriati, senza lasciarsi prendere da mode passeggere o dalla canzone più ritmata per i ragazzi. È lui che dovrà scegliere e preparare i canti di prima comunione e non i catechisti, a digiuno di qualsiasi conoscenza musicale. Dopo aver organizzato tutto questo lavoro, ogni tanto riunire attorno a un tavolo tutti i vari musicisti impegnati, gli altri operatori della liturgia, i presbiteri della parrocchia, e stabilire una verifica sul modo di celebrare della propria comunità. Un altro compito, altrettanto impegnativo e meritorio, il cosiddetto piccolo Bach, potrebbe svolgerlo al di fuori della liturgia, organizzando concerti spirituali, sia organistici che ecolari. In occasione delle feste più importanti, potrebbe predisporre alcuni concerti spirituali a tema. Forse, come Chiesa, dovremmo impegnare tempo, energie, denaro per formare i responsabili del canto e della musica liturgica, perché una liturgia ben fatta, ben celebrata, formerà le nostre comunità cristiane e aumenterà la fede dei partecipanti.